Ciao ragazzi, bella per tutti, benvenuti nuovamente su Gamescore.it in compagnia del vostro Andrea Rockfort della porta accanto. Oggi dovremo fare il video gameplay di Neon City Riders, un gioco d'azione ed avventura in 2D sviluppato dai Mecha Studios e pubblicato da Bromio lo scorso 12 marzo su PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, e lo potete acquistare al prezzo di 19,99 euro. E come potete vedere, ovviamente noi stiamo facendo il gameplay per la versione Nintendo Switch. Vediamo un po' come butta. Allora, ecco i Mecha Studios che si sono occupati dello sviluppo. E ecco Bromio, dovrebbe essere Bromio questo, sì, esatto. Da paura. Allora, il gioco contiene luci sparaflesciate. Allora, il gioco salva automaticamente in alcune parti, quindi non spegnete tutto. Il gioco è ambientato tipo in un universo cyberpunkettaro, così. Vediamo un po'. Allora, new game, new file, vediamo un po'. Allora, se sei bloccato, provate ad esplorare qualche altra cosa. Non c'è un percorso stabilito da seguire. Quindi vediamo un po' quello che si può fare. Vediamo un po'. Allora, mi puoi ascoltare, mi puoi sentire? A voglia. Sembra come se tutto sia andato bene. Sei dentro il simulatore di realtà virtuale. E ci dobbiamo preparare prima che inizi la cosa vera. Le gang che stanno distruggendo la città sono so forti, però dobbiamo sbloccare tutto il nostro potenziale. Ognuno ha un potere nascosto all'interno di sé che deve essere liberato, e io sento il tuo potere, insomma. E c'è solo bisogno di una spinta, di essere più... che te la devi swaggare, insomma, come dire, fidati di me e vai, insomma. Allora, incontriamoci quando hai sbloccato le tue quattro abilità. Allora, con la X parlo. Va bene. Oh. E questo? Tu chi sei, Kiko? Che ho fatto, regà? No. Hey, Ray, nice to see ya. Ricordati, e posso recuperare la cosa, gli HP solamente mangiando cibo. Posso mangiarmi tutto, quindi... Ok. Allora, quindi, cioè, mangiare per recuperare la nostra HP ci fa perdere tempo. Quindi dobbiamo stare lontani dai nemici, ecco, insomma. Ma infatti, là, l'impressione è che io sto perdendo tipo la vita, raga. Là. Oh, oh, raga, non so come si attacca. Ah, ok, abbiamo trovato quella Y, eh. Ok. Oh, questo. Dai, eh. Oh! Aio, aio. Come si mangia? Che non mi ricordo. Ah, con L. Allora, qua non posso rompere niente. Ci sta un modo per correre, tipo? No. Però allora, con la Y attacco, insomma, questo già è importante, ecco, per me. Vabbè, dai, dammi da mangiare, dai, Chicco. Ok.
quello è uno, vediamo un po' qua giù che ci sta. Oh! What? Oh, ah, pensate. Aio! Sta cosa qua che è mo? E che sto capendo niente. Là che c'è scritto un po'. Allora, se io mi trovo bloccato, devo andare da un'altra parte, insomma, ok, qua ci sta. Wow. Ok, vabbè, là ci posso andare, quindi ritorniamo indietro, vediamo un po'. Ecco, avevo appena imparato come si faceva. E qua mo? Ah, aio. Ok. Aria, ecco il tizio qua. Ti prego, ti dammi un po' da qualcosa a mangiare, dai. Bravissimo. Proviamo ad andare qua sotto, vediamo un po' che ci sta. Wow. Ah, porca trota. Wow. No, ci ho messo troppo tempo. Boh. Ok. Oh, arca. Ah, peccato, ci stavo quasi, ragazzi, eh. Wow. Ah, c'ero quasi, uffa. Ok. No, di... Porca trota. Per me queste cose è una sfida, nel senso, se io non ci riesco subito mi sento male. Ok. Te vai. Oh, no, no, porca trota, no. Mi ha fregato. No, no, però, regà, sto diventando forte, eh. Ok. Dai, dai, troppo top, ragazzi. E che cos'è qualcosa adesso? Ehi, che cos'è? Ma allora, puoi sentire la resilienza che scorre dentro di te. E quindi posso probabilmente fare parry ed evitare gli attacchi, tipo. Come lo faccio? Usa però. Ah, ok. No, ma devo ricominciare un'altra volta tutto qua. No, però quanto dura? Ah, dura niente, insomma. Ah, uffa. No, però ok, ho capito. Ho capito come... Dai, raga, bomba.
No, porca trota. Ok, ho capito. Vabbè, giustamente. Cioè, quindi diciamo dura l'effetto, dura tipo un secondo. Oh, oddio. Ok, a posto ragazzi, ce l'ho fatta. E adesso andiamo di qua. Vediamo un po' quello che c'è. Andiamo a tagliare l'erba qua. Oh, oh. What? Oh, oh, oh. Vieni qua, Gikko. Oh. Ok. Ok, perfetto. Alla mi dice pure tutto quello che ho sbloccato fino adesso. Burger. Boh, voglio prendere un burger qua. A posto, grazie Gikko. E questa che cos'è? Ah, un'altra medaglietta. Ah, posso sentire la forza, la cosa, la libertà. The school dash, l'aiuto to move faster, to avoid some attacks. Ecco. Ah, e come lo faccio a usare? Con la B. Wow. No, no, però caruccia mi piace. Qua ci posso andare, tipo, no. Ok. Allora adesso devo ritornare indietro. Posso fare la cosa combinata, sì. Oh. Ok, allora adesso prendiamoci un altro coso di questi. Perfetto. Che cosa mi serve? Perfetto, grazie Gikko. Allora, e adesso andiamo di qua. Ok. A punching bag. Ah. Ah, è come quando salvo i cosi. Quindi ok. Ah, così io ho salvato, perfetto, a posto. Oh oh. Vai, a posto, bella. Allora, vediamo un po'. E qui? Che c'è? Che dice? Allora. E quella che cos'è? Wow. Posso sentire l'ottimismo? Ah. E come faccio? Quindi... Ma che cosa? Ah, sono morto. Ah, ok. Non stavo a vederci.
Ok, va bene, questo l'ho visto, ok. Sì, va bene. E come ho rifletto, Gio? Y più ZL. Ah, perfetto. E adesso mi manca solo l'ultimo potere, quindi. Perfetto. E adesso andiamo lì giù, dove mi hanno aperto proprio come una scatola di cosi, boh. Vai, viecimo, vai. Vai. Ok. Vieni. E adesso l'ultimo, eccolo. Wow, 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 sentite come vibra sto coso. Ah, quindi posso utilizzare praticamente i miei occhi per vedere cose che normalmente non sono visibili. Tipo questo, da quello che ho capito, no? E quindi... vediamo un po', perché sono curioso, dato che sta pure là con la R, quello. Prima devo eliminare sto coso, però. Ma levate, va. Pensate. Ah, no, dai, non è giusto, però. E me lo potevi pure dire che devo usare la R, eh. Vabbè, consuma la mano, giustamente. No. Wow, 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 ecco. Ah, ecco qua. Vabbè, giustamente dovrebbe smettere di farvi. Quindi ho finito. Ah, e qua ci sarà il coso. Ok, è sto coso. Non so che cosa sia, ma va bene. Allora, va bene, andiamo là, vai. Ok. Vai, a posto, chi è? Oh! Ah!
10. Oh. Raga, ma what? Oddio, per un attimo pensavo se fosse impallato tipo tutto, raga. Oddio, mi sta senti male. Oddio, non sono parte del tuo stupido gioco, Bibi. Stupida Bibi, vieni qui, dai. Questo qua dice, mi sa che non ne la fai. Io ho il potere di prendere tue abilità e di riprenderle per sempre. No, oh. No, ma un'altra volta. No, raga, mi sta vibrando tutto. Vediamo che fai, mo. Sei senza potere, non vale niente, baby. Ciao, Kiko. E questo qui sono i primi minuti iniziali di Neon City Riders. Che è tipo, cioè, come vi ho detto prima, no? È ambientato in un futuro post-apocalittico, mezzo cyberpunkettaro, così. Quindi, allora, adesso vediamo un pochino la scheda su Nintendo eShop. Allora, vi ricordo che il gioco è stato sviluppato da Mecha Studios e pubblicato da Bromio lo scorso 12 marzo su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Lo potete acquistare a 19,99€, ragazzi. Allora, fatemi sapere un pochino che cosa ne pensate del gioco, perché così all'inizio abbiamo avuto modo un po' di vedere un po' come funziona. E continuate a seguirci e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!